Eccomi qui a casa stavolta, ho Ciao a sistemato tutti. date. C'è una sorpresa, tanto comunque questo è un collage, un video, vi parlerò del giveaway che sto organizzando perché tutto questo bottino, ovviamente visto che è anche merito Preparati? vostro, perché sì, vabbè, tanto lo vedrete nel video, un giveaway rappresenterà proprio Wet n Wild, ma anche C'è tante altre cose, sconto? codice coupon. Proseguiamo col trucco, ovviamente con il fondotinta e utilizzo questo Diela. Non vi lascio Caramashu. vedere il video di Wet n Wild, c'è una sorpresa per voi, quindi se vi va date una sbirciatina. Questo fondotinta mi piace davvero tanto, è un compatto. È un fondotinta compatto dall'effetto cremoso e sul viso è davvero un piacere. Vi lascio ovviamente tutti i link nell'info box, così almeno se volete dare un'occhiata, perché anche il catalogo è qualcosa di fantastico, io ve lo lascio giù Come ho detto nell'info prima, prima. È il momento della cipria, è molto più chiara, cioè che in realtà questo è un fondotinta minerale, quello di Neve Cosmetics. Quindi a me piace usarlo in realtà come cipria perché, come vedete. vedete, è in polvere e mi piace usarlo, devo essere sincera perché non amo i prodotti in polvere. Mi piace praticamente usarlo come cipria perché secondo me mantiene di più il prodotto in crema che applico sotto e perché da solo in realtà non l'ho mai applicato e ho sempre usato poi il bio primer, quindi come vedete, già l'effetto del fondotinta troppo scuro è svanito. Questo applicato sopra un fondotinta della mia stessa tonalità veramente mi aveva resa un po' smortina. Come avete visto, ci sono sempre tante soluzioni al mondo, mai, mai buttarsi giù. Quindi ho utilizzato, a parte il primer di Wet n Wild, due prodotti bio e sono contenta. Lo so che il primer è la parte che è a stretto contatto, però sono contenta di aver trovato questa soluzione. Quindi fondotinta in crema della Elan più questo fondotinta di neve, come vedete. Per quanto riguarda il trucco occhi, lascio così la situazione, almeno vedo come si comporta il primer, perché appunto ho messo il primer, il fondotinta compatto, quindi una consistenza di per sé cremosa, che mi serve per uniformare la palpebra. Quindi voglio vedere se il primer mantiene il fondotinta e in più ho tamponato il prodotto di neve, il fondotinta minerale. E adesso utilizzo E il ora è il momento mascara. del mascara. Il rossetto è davvero molto idratante e anche la matita è dura, però non dà fastidio, ecco. Devo dire che veramente mi sono trovata bene, sia con la matita che con il rossetto. Lo sento veramente molto idratante, quindi adesso li mettiamo un attimo alla prova perché ovviamente mangerò una pizza, quindi sarà anche un compito molto arduo per questa matita e questo rossetto. Come avete visto, stendo la matita, però la sfumo anche all'interno delle labbra. Questo fa sì che trattenga di più il rossetto, che ha una texture più cremosa in questo caso. Quindi se sembra che abbia alterato il colore, in realtà poi secondo me no, e poi mi piace il risultato. Ovviamente sul viso ho messo un po' di terra per non sembrare proprio smorta smorta. Quindi questo è il trucco e mi piace davvero tanto.
Perché anche sugli occhi, devo dire che mi piace tantissimo il trucco occhi così. L'avevo un po' snobbato, secondo me è davvero qualcosa di molto sensuale. Quindi devo dire che sono contenta del risultato. Metterò alla prova tutti questi prodotti, quindi li vedrete, sono i prodotti preferiti, promossi. E ho in mente altri video interessanti, quindi state qui. E ricordatevi che appunto c'è una sorpresa per voi, firmata Elan. Trovate tutte le informazioni che volete sapere qui nell'info box. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e se vi va ci vediamo al prossimo. Ciao!